Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellozz, un nuovo episodio della nostra partita in Europa Universalis 4 con l'Impero Romano. Allora, nello scorso episodio ci siamo buttati a capofitto nell'Arabia Felix e abbiamo recuperato la prima città santa. Ora ho dato già tutto quanto era Sid perché non ci voglio fare gli Ecor. Abbiamo pure scoperto che neanche le tribù possono diventare pronoie. Diciamo, non ci voleva un genio, ma ora l'abbiamo scoperto e guardate un po'. Ho cancellato un sacco di forti. Ora sono tutti distanziati almeno di una casella uno dall'altro, quindi sono tutti belli e precisi. Non ne ho costruito neanche uno, ho solo cancellato quelli che vedete. Infatti, per esempio, qui a Chill si vede ancora e dice che c'è. Qui a Ferrara dice che c'è, però l'ho cancellato. Insomma, si deve aggiornare bene la mappa, l'ho tolto da alcune parti. Per esempio, ho cancellato questo perché quello Narbona copre più zone. Poi, tra i due, come forte a livello militare, è meglio questo. Ma a me interessa un discorso di ribelli e basta, quindi sostanzialmente va bene così. Qua ce n'erano tipo 1, 2, 3, tutti attaccati, con Lussemburgo lo, vedete che c'è, ma in realtà l'ho cancellato. Ci ho messo 2-3 minuti, in realtà potevo farvelo anche vedere, essere onesto, ma pensavo sarebbe stata una cosa un po' più lunga. Allora, siamo in pace, dobbiamo fare le seguenti cose. Le seguenti cose, allora, il piano mongolo è andato a quel paese perché non può diventare una pronoia e io voglio solo pronoie sta partita, così facciamo una conversione culturale facilmente. Non è la conversione culturale hardcore di chi potrebbe farla, ma onestamente ci accontentiamo di questa. Allora, tu invece sei un regno, vai lì, 66 di dev, modo per vedere rapidamente quanto vale di dev una nazione, prendete la mappa dei Great Power e muovete il mouse. Per esempio qua c'è scritto development 529, rating più basso. Qua c'è scritto development 66, poi varrebbe 43, ma questo è il modo più veloce che avete per sapere quanto dev ha una nazione. Per esempio la Russia quanto dev c'ha non si sa perché è sotto il mio controllo, quindi in questo caso specifico dovete andare qui Russia e si legge 1044. 1444, 11 dicembre. Molto bene. Allora, ragazzi, inizio episodio, vi ricordo come sempre mi piace e il commento, visto che la follia ormai è, per quanto mi riguarda, collettiva, tutto a posto. Cerchiamo di fossilizzare quello, questo qua, perché è l'unico in zona che non ho insultato e con cui possiamo andare d'accordo. Quindi abbiamo Jolof e lui, secondo me per questa zona va bene, qua ci teniamo la Seed e basta. Le guerre che voglio fare oggi sono Medina, Songhai e in realtà potremmo anche decidere di fare qualche guerra in Europa. Allora, c'è questa alleanza che mi dà abbastanza fastidio, vediamo se riesco a romperla in qualche maniera. Tanto mi servono dei diplomatici, torna a casa da Songhai che non serve più. E anche da Nupe ce ne facciamo una ragione. Ho speso tutti i punti diplomatici e militari per fare corvari o cose di questo tipo, quindi se non le vedete il motivo è questo. C'è core, convertire, fare cose. Benin vuole passare? No, non ti faccio più passare. Turingia vuole sposarsi? No, non ti sposo. Non ti sposo. Siamo in pace, potenzia questo? Non si può perché non entra pot. Ah, devo portarti a 10 di dev. Sapete perché voglio farlo? Non ve lo dico. No, perché ci siamo quasi per avere un altro mercante in Egitto. E l'Egitto è molto strano perché alcune zone sono trade companies e la maggior parte del dev non lo è. Quindi è un po' un casino. Un po' un casino. Allora, se guardiamo qua. Questo. Egitto greco da 47. Se riuscite a potenziare questa, dovremmo esserci a cavallo. Questa regione qua è sunnita, non la posso ancora mettere in altri companies. Il resto è tutto dentro. Vabbè, dai, quando ce la facciamo ce la facciamo. Non c'è tutta questa urgenza. Lubini. Ah, lì c'è già qualcuno. Lubini, ci stai facendo il corte. Non ho truppe in zona. Spero non gli cancelli il core, non credo. Allora, intanto, bisogna fare un paio di operazioni. Tu hai 27 anni e hai pure un erede.
che fa schifo. Quindi ti tolgo il diritto di ereditare la cosa, è tutto mio, dammelo. Bene, addio. Lituania, stessa cosa, hai 36 anni, un ottimo re e quello dopo non tantissimo, ritratta il desiderio della questione. Te invece è ancora presto per dirlo. Però vedete, questo qua c'ha le elezioni ma è una monarchia. Queste cose mi confondono. E quindi avevo già fatto l'errore con Lucca, ma l'ho rifatto con Nupe. Cioè, non che ci avessi pensato, in realtà non ci avevo pensato, però ecco, questa cosa confonde. Quindi tu fra quanto ci stai? Le prossime elezioni sono nel 27, quindi vuol dire che quando vieni eletto diventi, lasci la pronoia? Cioè, vedete. Qua possiamo saperlo esattamente quando andiamo ad annettere l'Olanda, che oltretutto sta facendo le colonie in giro, quindi molto bene. Rashid per ora ce lo teniamo. Turingia, Norvegia sicuro, lui per altri motivi, e il Jolof uguale. Dobbiamo rompere la vassalizzazione con Fujifongi, ma va bene così. Improve relation con questo birolotto, anzi facciamo anche un'alleanza prima di fare le guerre. Ora io ho distrutto. Coalizione inglese. Io volevo rompere l'alleanza della Danimarca. Sempre di pochissimo, accidenti. Va bene, se vuoi andare in coalizione a questo punto ti dichiaro guerra, perché sennò entra anche l'Austria. Ma allora, posso dichiarare guerra adesso e lo faccio, ma prima potrei voler distruggere il mio paese un'ultima volta, lo faccio. Via, quello che succede succede, non guardo i ribelli. Ah. Ok, qua siamo arrivati a 68. Potrebbe essere una delle ultime volte. Dove sono nati i ribelli? In Anatolia, ottimo. Dico ottimo perché è dove sono nati l'altra volta. Quindi ci sono già problemi. Rodi, Rodi è brutto. Rodi è brutto, brutto, brutto. Rodi è brutto, brutto, brutto. Ok. Dunque, io ora potrei dover dichiarare guerra a... Perché non esce fuori? Ok, allora, e questa è la mappa. Non ho la tregua con tutta sta gente, può entrare tutta in coalizione. Non ho la minima voglia di affrontare questa cosa. Quindi smontiamola sul nascere, prima che gli vengano idee particolari. Possiamo migliorare le relazioni con Kilva. Perché non voglio Kilva in coalizione, cioè un paese grosso, ricco dall'altra parte del mondo. E sarebbe davvero una rottura di scatole. Dichiariamo guerra a questo così, ad Katsum, ad Bufum. Allora, se chiamo dentro la Danimarca, chi entra? Perché Danimarca daremo tutto quanto alla Norvegia. Già che è in guerra. Già che è in guerra. Quanto vali? 127. Beh, tutto quanto alla Norvegia forse è un po' troppo. Daremo un po' di cosa alla Norvegia. Così. Del Brasile non mi interessa, quindi facciamo solo questo. Amburgo, Mecklenburg. Non voglio fare ora la guerra, anche se ci confino, quindi potrebbe anche avere senso. Mecklenburg non chiama dentro nessuno, però Mecklenburg in realtà. Quindi mettiamolo come belligerante, tanto per. Iniziamo a dichiarare questa nella maniera più ignorante possibile. Bene. Ok. Sì, è stato proprio ignorante come cosa perché. Allora, questi. Jolof non è in coalizione e non può entrarci. Quindi la guerra con Jolof viene ritardata un cicinino. Questi li portiamo qua. Nell'Inghilterra. E mi dai questo.
Ti prepari perché comunque non sono zero truppe e dobbiamo farle fuori. Ok, poi questi. Kiva è entrata, maledetta. E Moravia. Sì, ma adesso. Ah, quasi quasi attacco direttamente anche l'Austria. Prima che ci entri. Allora, se attacco questi, entra dentro tutta la coalizione. Un mese, cioè un mese, più di così non potevo fare. Timuridi, speriamo entri l'Austria, via, dentro, guerra all'Austria. Ok, molto bene, e direi che te spero di riuscire a migliorare le relazioni. Purtroppo non sono riuscito a fare l'alleanza con te, però facciamo di tutto per arrivare a quel punto lì, quindi questo per ora non gli interessa. Possiamo mettere la garanzia, eccetera. E la flotta inglese comunque non va presa sotto gamba. Soprattutto sulle loro coste, il Commonwealth entra in coalizione, uno dovrebbe aver paura, ma è monoprovincia il Commonwealth, quindi in realtà no. Allora, questa coalizione ha di grosso Kilva. Sì, ma adesso quando faccio queste paci se ne vanno fuori tutti. Chi è questo? Tarracina. Cosa mi fai, Tarracina? No. Uno di Domativness, certo. Assolutamente. Ma come? È vero che il leader è difficile da trovare, ma pensa un po'. Continua a avere dei generali del cacchio. A mani 40, ok. Scia Zelot 40. Allora, qua facciamo automatico perché siete troppi. Non capisco dove devo andare. Cioè, non è che non capisco, però sono 200-600 click. 200-600 è un numero nuovo. Sono i numeri arabi e i numeri inventati da me. Ok, close. Dovrei partire da solo. Almeno non abbiamo dentro comunque due nazioni grosse. E Northumbria preso, Hormozd, quello è un po' un problema. Appena i soldi potenziamo altro. 10 di influenza, va bene. E nascondiamoci dietro il nostro fronte, che sono arrivate altre truppe. Adesso possiamo andare a menargli i puzzoni inglesi. Mamma che schifo! Sì, non è un problema. Oh, dai! Qualcuno di degno. Questi li abbiamo battuti. Va bene, senza generale queste cose capitano. Anche qua erano molti di più. È l'ultima coalizione questa. Sanno che poi è finita per loro. E comunque è finita. Comunque è finita. Allora, tech amministrativa, ma non posso spendere altri 1000 punti. Cioè, è un po' presto. Lei è un po' presto. Ok, andiamo a riprenderci la Northumbria. Cerchiamo di buttare fuori Inghilterra. Qual è la guerra più grossa? Ma l'Austria in realtà è la più piccola. La guerra più grossa è quella contro i ribelli. Questi sono scappati da lì a qui. Ok. La Spagna fa cosa e lì siamo al massimo.
8 dicembre. Avrei potuto fare molto meglio di così, ma va bene uguale. 76. 40. Tutti i punti vanno nell'assolutismo ora. Non sfondo nulla. Manpower mi dà tutto quello che mi serve. Chiamiamo qualcuno da altre zone. Qui. Ok, 5.000. Quanto manca? 5.060, un mese circa, un po' meno. E questi se la sentono ancora vanno in giro. Lì c'è la flotta inglese. No, stiamo qua che deve cadere questo. Adesso loro vanno su Londra. Ma non è un problema. Cioè, conta letteralmente nulla. È un forte inutile su un'isola puzzolente. Ok. Quelli. Pensare che ti ho venduto un sacco di istituzioni Kilva. Comunque se esce Kilva, secondo me non se la sentono più. Non è un great power Kilva. Ci sono anche i Timuridi, con cui però le relazioni sono troppo basse. Queste invece sono ampiamente recuperabili. Se riusciamo ad arrivare a 50 e ce la leviamo dalle scatole. Ok, già ora che sono arrivate le paranoie qua a sud la musica è cambiata. Iniziamo a mandare qualche esercito un attimino più degno. Sul fronte. Ok, va bene. Prima che cada Londra. 14%. Qua vediamo di bloccare la capitale e la flotta. Poi. Condizioni. Chi non è al 100% si fa. Un mese di... C'è qualcuno che è al 100%? Daily non importa niente a nessuno. Stack wipe inglese. Andiamo in Cornovaglia, facciamogli fuori. E poi ci buttiamo sugli austriaci. Andiamo a liberarci quel territorio. Con chi sono in guerra io? Questa gente. Ok, andiamo su Mister. Mamma mia, che schifo. Come fanno a uscirmi i generali così terrificanti? Scambiatemi. Ok, va bene. Questo è già tornato a 30. Qua ci metterà un po', però almeno a 40 dovrebbe arrivare. E qua siamo a 68. A 70 avremo il top. Faremo un po' di dev quando servirà. Ok. Core. Ci sono tutti. Fai questi due. E qua. Perché non posso? Sto convertendo. Vabbè, fagli fare la conversione. Poi dopo faremo lucore. Ok. Altri inglesi da menare. Stanno reclutando l'ira di Dio questi lì a nord. Vediamo sta battaglia. Oh. Sì. Dai. No, troppo lento per lo sto qua. Comunque perdiamo. Beh, tanti fanti, ma loro tutti cannoni. Perdi uno di stabilità. Bene. Cazzarola, però i nobili. Allora, cosa mi danno i nobili scarsi? National Arrest, Manpower con le Maintenance.
posso dire che in realtà, guarda. Sì. Uno di stabilità. Molto volentieri perdo questo 1 di stabilità. Così lo posso aumentare appena abbiamo fatto. No, lo faccio subito. Ok, così questo qua sale a 19. Benissimo. 162 punti. Arabian, 40. Grande, questo è un poco. Crimean, 76, maledetto. Questo, 52. Yavasi, 40, grande. Ok. E ho finito i punti. Ora andiamo a seguire quelli. Voi siete full. Scambio di generale e te, di ammiraglio e te. Vatti a fare un mese di prova, ok? Vai su Lothian. Vai su Loth. Perché non puoi andare? Cancella. Tu? Vabbè, continua a morire, fa niente. Perché non puoi? Ah, c'è Dumfries, ok. Tutto giusto. Quando finisce la conversione? 90%, 91. Finita la tregua con l'Olanda. Brunswick. E non è l'Olanda quello. Brunswick. Ok. Finito! Ok, forte di Nazca fatto. Ora, fare il core mi costa di più, ma non me ne frega niente. Potevo cliccare subito core? Forse sì. No, ma voglio averlo subito. Così abbiamo Autonomy Change Cooldown, che non me ne frega niente. Privilegi per le States più 1, che non ci interessa. Però l'assolutismo massimo sì. Quindi, dovremmo essere a 95. Ora, appena questi sono contenti, e questa magari aspettiamo 75 di Crownlands, perché a 70 è il nostro scopo. Pigliamoci una piccola fettina in più, possiamo andare a togliere questo e dovremmo essere totalmente a posto. Comunque, quando qua arriviamo a 70, qua siamo a 100, cioè a 15, quindi qua arriviamo a 100. Quindi non serve assolutamente Corton Country, e quando togliamo il privilegio a loro non dovremmo avere grossi problemi. Ah, fai così. E celebriamo. Celebriamo tutti. Stability cost più basso. Va menargile. Ok, Dumfries fatto. Io vorrei andare direttamente su Lothian, perché non voglio che la flotta se ne vada. Ok. Facciamo che qualsiasi monumento che è nei territori miei viene fatto come regola di base della vita. Perfetto, qua la situazione sembra drammatica, ma non lo è. Praga. Andiamo su Vienna per certezza, mica che si sposta là. Qua non ci dovrebbero essere più problemi, sono pieno di truppe che non fanno un tubazzo. Andiamo a uccidere quelli. Ok, 30. Ho 100 punti, 40, vai. Penso che tu sia grosso. 45, perfetto. Questi mi sa che costano un botto, 162 perché sono i Mamalucchi. Ok, cari inglesi, la situazione si è ribaltata, eh? Non se l'aspettava nessuno. Ok. Adesso appena cade Vienna. È fatta. E possiamo ritornare ad attaccare magari altri. Per esempio, tu sei in coalizione. Tu sei in coalizione, maledetti. Chi è che non è in coalizione? Brunswick, che però ha una più di qualcuno in coalizione. Quindi non conta. Mecklenburg, siamo in guerra. Non sono tanti, eh. Che l'Inghilterra appena esce, esce. Qua c'è sto blocco qua. Che secondo me le guerre che sto facendo per la Russia sono quelle che mi hanno un pochino fregato. Speriamo non entri lo Yemen, perché lo voglio attaccare. Voglio attaccare lo Yemen. E ho già un botto di truppe qua, quindi potremmo anche preparare a sta guerra, declare war.
Yemen, andiamo di... Ma vediamo che pace fanno, perché se per qualche ragione arrivano a confinare con me, potrebbe aver senso. Teniamoci un diplomatico libero. Tanto Kilva fra poco esce. Perché a 50 non può stare in coalizione contro. No, 44. Cazzus, mantieni lì. Influence Nation quanto costa? 1600, tieni. Fuori dalle balle. Ok. Allora, caro Mister, ci sei già passato tu da questa cosa. Sai cosa capiterà alla tua capitale? Pillage Capital. Su, Roma. È il destino. È il destino. Questa sarà la pace di Mister. Perfetto. Abbiamo altri posti da guardare. Lightship, ok. Vienna è caduta, Lothian è caduta. Ok. Sono cadute le due capitali nello stesso momento. Guerra preventiva contro i due più grossi e pericolosi della coalizione. Ora, purtroppo questa è una battaglia dove loro hanno tutti i vantaggi possibili. Wooden Wall, tirano a 9, cioè... Che cacchio è sta roba? Hanno 9 no di vantaggio su di me in questo roll. Però... Va bene tutto, ma... C'è un limite. C'è un limite. Sono tutte navi pesanti. Allora, facciamo... Questo e queste qua. Una Talotian. Uscite. Fatevi un altro mese voi che siete al 99%. Cambio mese. Uscite. 100%. L'ammiraglio più scabroso possibile, ma sarà sufficiente. Sì, io punto proprio a fare Pillage Capital del Mister. Cioè, non so perché, ma ci ho preso gusto. Comunque, 30 di dev. Bene, flotta inglese, come sta? Tutto a posto? Ah, ti rifugi proprio qui. Vabbè, qui. Lothian. Possiamo andare di là, però è pericoloso. Cioè, non sono pochi. Finiamo di menargli la flotta e poi ci divertiamo successivamente. Praga 21. Beh, gli austriaci comunque hanno le truppe, eh? 57% lì. Lascia perdere Praga. Vai a salvare qua. Se ce la facciamo, se no viriamo su quelli. 57 cadrà sicuro. Che culo. Allora vai. Ammazza. Distruggere. Vai con la flagship. Perfetto. Altre due navi che se ne vanno. Dove fuggite? Pistolini. Vieni qua. Allora, da questa guerra daremo quello che si può a loro, però dobbiamo occupare anche la Danimarca, eh? Che ho messo come belligerante, vero? Quindi vediamo di gestire la cosa perché anche la Svezia deve saltare, dobbiamo far fuori tutti quanti gli europei. Non devono esistere. Ok, qua è andata proprio come volevo. Andiamo a salvare gli ungheresi. Ungheresi, vi do la potenza! Aspetta! Ungheresi, dove cazzo state? Qua! Boom! Ciao! Allora, questo qua cosa gli dà? 5 disciplina, 20% di morale. Sì! Boom! Quanto hanno di morale? Più di loro. E più disciplina. Abbastanza da aspettare che arrivino le mie truppe. Sacagawea. Ok, andiamo a far fuori quelli. E direi che il nemico è stato contenuto. È stato contenuto in un barattolo. Ora, Stettino peggiora le relazioni con noi. Ma guarda, è proprio quello a quel punto. Però magari non adesso.
5.000 ducati. Kazan, Mosca, San Pietroburgo, Birken, Amsterdam, Pest. Potremmo cercare di fare questo. One upgrade a 3D. Così ci pigliamo altri 5 di innovativeness e non abbiamo più il discorso tech, arriviamo a 100. Cioè 100, arriviamo a 95, però le idee costano di meno. Advisor, sì, penso che spenderò i punti lì nell'università del Cairo. Allora, andiamo lì sulle isolette. Ho smesso l'inseguimento per un attimo perché c'era da guardare gli eserciti di terra. Dov'è la mia flotta? Porca, quanti erano? Tanti. Va bene. Prepara qua un altro esercito. Mister, sei pronto a essere debellato? Cazzarola. Ok. Allora, lì va bene. Questa non pensavo di perdere, onestamente. Mi ha sconvolto molto di più questa che là, in Austria. Oh. Corche entrano, corche escono. Inizia a fare questo, per finirlo tutto, 50.000 di manpower. Cioè, per andare avanti di 10 anni. In Egitto le cose si fanno con i lavori forzati, no? Le piramidi come le hanno fatte. Boom. Ok. Massimo. Ok, prestigio c'è. Direi che siamo a posto. Ho buttato via un sacco di manpower, ma è lì. Mister. Grazie. Quindi, la tua capitale scende di 6 stavolta, per qualche ragione. Decisione. Possiamo esportare i mosaici bizantini. Li vendiamo ai Timuridi o alla Russia. Allora, alla Russia. Accetta. Quindi ci pigliamo il prestigio. Allora, noi stiamo vicini vicini. No, non mi fai passare? Ok, andiamo su Brunswick. E Cele. Cioè, insomma, quel posto là, non so come si chiama. Brandenburgo qualcosa. Sì, qua l'ho preso un attimo sotto gamma, ma ripeto, non mi aspettavo di qualcosa di brutto, mentre qua non mi aspettavo qualcosa di brutto. Adesso vediamo come va. Se riesco a passargli di fianco senza che mi picchiano. E queste qua sono quasi tutte galee. Se non le riparo, rischiamo che si facciano davvero male. Ok, mi entrano i core. Siamo riusciti a sgattaiolare di fianco alle truppe nemiche. Ok. Quasi tutte 100. Andate a dare manforte. Allora, sono rimaste due navi pesanti inglesi. Voi siete a posto, venite qua. Andiamo su questi. Cazzus, l'hanno preso. Possibile che ci mettono così poco a fargli assedi, sti strunz. Dai, vieni di qua. Ok, torniamo qui, che c'è un esercito in più. Vai Praga, mettiti di fianco, così lei ha paura. Quella parte lì ce la facciamo assediare, va bene. Portami questo esercito là sopra, che è meglio. Tu non hai ancora fatto pace. Dai. C'è Fungifongi qui. 64%. Ah, perché c'è il Brasile. Ma nessuno fa niente. Tu non esci dalla coalizione, 71. Dovrebbe uscire, eh. Cioè, è soggettato a noi. Adesso non vuole diventare vassallo. Perché c'è distanza tra i confini. Se no accetterebbe. No, ragazzi.
Ma com'è possibile? Posso vassalizzare Kilba? È enorme. Enemy invasion. Sì, beh, qua chi se ne frega. Tra l'altro, io e lo Yemen siamo alleati contro di loro, quindi se questi vogliono venire a liberarmi qua, io sono contentissimo. Però non so se... si può fare. Allora, torniamo qua un attimo. Fammi questi. Anche perché qua... siamo... vabbè, 100 punti... ce li abbiamo, quindi siamo a posto. Questa 32, 260 punti. Allora, tu 46, succoso. Quasi 40, bene. Non possiamo fare niente. La stabilità è al massimo. Questo al massimo 27. Ok. Allora, questo è Naples. Ma considerando il fatto che a Napoli, quanto guadagnerei? 52. Beh, non è poco neanche 52. Mentre di manpower quanto guadagnerei? 3.000. Secondo me Napoli è una bella caserma. Ecco. Qui e qui sicuramente ne vale la pena, perché tanto non si possono fare le manifatture in dove c'è l'oro, no? Quindi ok, ci siamo ripresi Dumfries. Andiamo a Londra. La sua flotta è stata totalmente eliminata. Qua la Russia un treno di truppe che passa. Stanno assediando Copenaghen. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Mi piace, almeno c'è una guerra che vale la pena essere combattuta. Ragazzi, dai, un bel episodio, secondo me, un sacco di pugni. Quindi mi piace per i pugni. Ci vediamo nel prossimo, spero che questo vi sia piaciuto. Se così, fatemelo sapere con un mi piace con un commento. Voglio fare la guerra allo Yemen e a Songhai. Ma... purtroppo devo finire il discorso europeo. Infatti, il prossimo che attacchiamo, appena esce la coalizione, è questo, al 100%. Cioè, la coalizione credo che appena faccio pace viene distrutta. Potrei salvare, uscire dal gioco, rientrare, e credo che si distruggerebbe da sola. Ora c'è il discorso che non sto facendo la tech, quindi sono un po' indietro, e ho non ho i cannoni, per esempio. Però... appena mi arriva il force limit più alto, spendo tutti questi soldi in manpower. Anzi, in realtà potremmo già farlo. Secondo me si cagano addosso e se ne vanno via. Molti. Fai un esercito qua a Milano. Un altro qua a Alessandria. Ok, 525. Scavato in Cornovaglia. Il posto migliore. Assolutamente il posto migliore. Allora, quando ci sono più truppe, andiamo a bloccare Copenaghen e basta così. Ci vediamo sotto nei commenti, ragazzi. Alla prossima. GG a tutti.